tutti e benvenuti al nostro primo Meteo delle Stelle. Per quanto riguarda la giornata di sabato 11 luglio, avremo nella notte nuvolosità irregolare, ma senza fenomeni. In seguito, schiarite mattutine. Dal pomeriggio, instabilità in crescendo, con nubi cumuliformi, che potranno dare origine a temporali sparsi, che localmente potranno risultare di forte intensità, con grandine e forti folate di vento. Tendenza al miglioramento nel corso della sera, con cieli via via sgombri da nubi. Le temperature stazionarie saranno tra i 18 e i 20 gradi centigradi, mentre le massime in calo tra i 27 e i 30 gradi. Domenica 12 luglio invece avremo una giornata stabile e assolata. Le temperature minime saranno in calo deciso tra i 14 e i 17 gradi, le massime invece saranno pressoché stabili tra i 28 e i 30 gradi. Comunque vi lascio tre consigli per poter impegnare al meglio il vostro tempo durante questo weekend. Il primo è il Tempio del Moscato a Volpara, una chiesetta sconsacrata dove potrete degustare dell'ottimo moscato accompagnato da un tagliere di salumi. Il secondo consiglio invece vi proietta direttamente nell'Oltrepò, nella fantastica cornice di Valverde alla Madonna delle Nevi, dove potrete organizzare un fantastico picnic, stare al fresco e godere del paesaggio delle nostre colline. Per concludere, soprattutto a chi non abita nella splendida Vigevano, il terzo consiglio è proprio quello di venire a vedere la meravigliosa Piazza Ducale, insieme ai suoi molteplici locali dove potrete fare un aperitivo o comunque un pranzo, dopo aver visitato le corti del castello e la splendida Torre Bramante, da dove si può visionare tutta quanta la città dall'alto. Ciao, sono Rebecca. Se vi è piaciuto il nostro meteo, mi raccomando, mettete mi piace e condividete. Aspetto anche le vostre segnalazioni per nuovi posti da consigliare. Al prossimo meteo!